Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Come da titolo, quest'oggi andiamo un attimo a analizzare i reward di questa season. Lo so, questo video doveva uscire tipo due giorni fa, tre, non mi ricordo. Ho avuto un po' da fare, quindi non l'ho fatto uscire subito e lo sto registrando oggi. Più nel dettaglio, cosa farò in questo video? Andrò a farvi vedere tutti i reward della nuova season, quindi le carte sbloccabili, giocando. E anche quelle un po' con un po' di fortuna, diciamo, tipo il premio della ruota, del clutch, per dire. Oltre a vedere appunto i punti di forza e no, vi dirò anche la mia impressione soggettiva generale di tutti i reward di questa season. Ma prima di andare, come al solito, vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un like se questo video vi sarà stato utile. Io partirei dal reward più importante, secondo il mio modestissimo parere, che è il signor Ray Allen. Eccoci qua, signori, con la carta del mitico Ray Allen, che è il reward per il livello 40. E vi dico già che, per mio modestissimo parere, questo è uno dei pochi reward interessanti di questa season. Allora, andiamo un attimo a analizzare. Abbiamo zone calde ovunque, 43 badge oro, 22 badge Hall of Fame. Per quanto riguarda le statistiche, sono a dir poco mostruose. Sul comparto tiro, tutto al top. È buono anche per fare le schiacciate. Playmaking, devastante. Forse un po' bassina la visione di passaggio, ma si potrebbe alzare un peletto con una scarpa. Nella parte dell'atletismo, tutto top, addirittura 80 di forza, che per una guardia di solito è un po' raro. Anche questa, volendo, si può alzare con una scarpina. Per quanto riguarda il comparto difensivo, difesa interna 84, 93 sul perimetro, 95 lateral quickness, steal 90, block 80. Signori, una carta clamorosa e quindi regalata. Non l'ho detto, ma è una guardia alla piccola, da far giocare assolutamente guardia, non vi inventate strane cose. Per quanto riguarda i badge, nel comparto del finishing abbiamo off, solo fast twitch e posterizzatore. Per quanto riguarda gli shooting badge, praticamente mi sa che ce li ha tutti, tranne, vedo, zone calde, Lucky No 7, macchina green, che comunque si potrebbe andare a aggiungere qualora ce l'avete, qualora avete questi badge. Intanto che registro, il signor Simo 72 si è followato e noi siamo off stream. Grazie comunque, Simo 72. Per quanto riguarda il playmaking, abbiamo partenza rapida Hall of Fame e discesa dovrebbe essere downhill. Mi sarei aspettato qualcosina di più lato playmaking però comunque c'ha, diciamo, i migliori a oro. Per quanto riguarda il comparto difensivo, ci abbiamo le solite tenaglie Hall of Fame, spezzacaviglie, minaccia e pickpocket. Interceptor ce l'abbiamo oro, Houston ce l'abbiamo oro. Anche qui, volendo, si potrebbe un po' beggiare lato difensivo. Comunque una gran carta per essere regalata. Però anche qua dovremmo fare una considerazione, che nel mercato attualmente ci sono altri Dark Matter. È uscito Kawhi Leonard ultimamente, ma già prima a livello di guardie erano usciti Tracy McGrady e Kobe Bryant. Io adesso non vi dico Kobe Bryant, però Tracy McGrady, che è calato tantissimo di prezzo, dovrebbe stare sotto i 300, però non vorrei dire cavolate, comunque su questa cifra qui, a questo livello del gioco è abbastanza comprabile da tutti, direi. Adesso non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però per esempio io per esempio ho la disponibilità economica per comprarlo volendo, e quindi chi me lo fa fare, no, di farmi tutta la scalata dei 40 livelli del pass? Perché effettivamente, andandolo a confrontare, voglio dire, la carta di Tracy McGrady è molto valida, nonché forse anche superiore potrebbe diventare, perché l'altezza ne ha di più. Il wingspan 7-2 contro 6-8, comunque Ray Allen rimane una carta abbastanza piccolina. Però è chiaro che uno è gratis e uno bisogna comprarlo. Comunque, come vedete anche dalle statistiche, Tracy McGrady lo sovrasta. E Tracy McGrady è una carta che è uscita addirittura la season scorsa. Questo per farvi capire che comunque, vediamo un attimo i badge intanto, che ne ha comunque qualcosina in più sul finishing, qualcosa in meno sul tiro, sul playmaking addirittura ne ha due in più, e ha meno roba, diciamo, a livello difensivo, però c'ha
tenaglie, che dovrebbe essere più o meno quella più importante, insieme a Interceptor, che comunque sono oro entrambi. Questo per dirvi che Ray Allen è sicuramente un reward, uno dei reward migliori di questa season, uno dei reward migliori fino ad ora usciti su My Team a livello 40, però dovete sbloccarlo il più presto possibile, perché è molto probabile che a breve usciranno altre carte, quando escono ogni venerdì e ogni martedì, quelle un po' migliori escono di solito il venerdì, che per fine season l'avranno sovrastato a Ray Allen. Dopo è chiaro, parliamo sempre di MT, par carte gratis e quella roba varia. Quello però, il punto di quello che voglio dire io, è che io da 2K mi aspetterei che a livello 40 ci fosse una carta che duri di più nel tempo e che valga la pena andarlo a prendere. Adesso io non voglio fare proprio confronti eccessivi, però tipo anche un Lavin, che veramente questo è accessibile a tutti, cioè pensate veramente che sia molto più debole di Ray Allen? Cioè stiamo lì, perché hanno l'altezza e il 6.8 wispone uguale, non c'ha, vabbè, non ci avrà tutti i peggi al tiro, però voglio dire, è sempre una carta che più o meno è quello, anche a livello di statistiche siamo lì. Addirittura a livello, diciamo, complessivo, Zach LaVine c'ha pure un più 38 totale delle stats, che non so se l'avete visto, ecco qua, se lo vedete, c'ha un più 38 totale delle stats, quindi, cioè, voglio dire, io, il punto è questo, io mi aspetterei qualcosa di realmente superiore al livello 40. Allora, accantonato il discorso del livello 40, passiamo a un altro reward, che secondo me questo è veramente, veramente top, però bisogna dar via la vita per prenderlo, ovvero il signor Powell, che è una carta che mi pare non ci sia mai stata in My Team, però non vorrei dire baggianate. Questo si sblocca facendo l'Unlimited e quindi arrivando al Lega Opale, e bisogna vincere mi pare 12 partite su 16, dovrebbe essere così. Questa, signori, è una top card, secondo me, insieme a Ray Allen, che comunque, nonostante i discorsi fatti, è la più forte di questa season. Come vedete è una carta super nel comparto shooting, è un ala piccola, ala grande, 2 metri, wingspan 6-10, zone calde ovunque, tranne questo spezzetto qua, 46 badge oro, 17 Hall of Fame, è un opale, non è un dark matter come Ray Allen, atletismo clamoroso, difesa clamorosa, non ha difesa sul perimetro, ma tanto è un'ala piccola alla grande, questo secondo me può giocare anche alla grande, forse più alla grande che alla piccola, va anche al ferro, ha anche buone stats di playmaking, diciamo, perché qui col ball handle si può alzare con una scarpa oppure con vari allenatori, gli allenatori nuovi che sono usciti che danno anche più 8 a delle determinate statistiche. Adesso per dire, mettiamo un allenatore che uso adesso io, no? Tipo Steph Curry, gli alza anche la difesa del perimetro a 91, shot mid, shot 3, shot 3 points, cioè vedete che è una carta veramente clamorosa, molto molto, secondo me, più forte del reward della season scorsa che era Danny Granger. Poi, per quanto riguarda i badge, finishing abbiamo, diciamo, quello che serve, stacco illimitato, posterizzatore, uccisore dei giganti, reattivo, gladiatore finalizzatore che non mi ricordo come si chiama, questo qua. Per quanto riguarda i badge al tiro non ce ne sono tantissimi di quelli importanti, perché ha solo sniper, specialista all'angolo e catch and shoot, gli manca sicuramente un dead eye, un blunders, un green machine, i soliti, vabbè, questi regà, tanto ormai l'abbiamo capito, se volete proprio potenziare la carta a livelli estremi glieli mettete, ma naturalmente li dovete anche avere perché non si comprano nel mercato. Playmaking, partenza rapida, che per una alla grande è tanta roba secondo me, anche se forse Dimari si poteva dare, hyperdrive, però vabbè, essendo una alla grande alla piccola non è che deve portare palla, comunque ha già avere partenza rapida, Hall of Fame e tanta roba. Comparto difensivo veramente completo, infatti è una carta secondo me che sarà veramente un mostro in difesa, perché ha tenaglie che vabbè sono per perimetro, ma comunque ce l'ha. Hustler, Interceptor Hall of Fame, Intimidatore, Pogo Stick, Post Lockdown e Rebound Chaser. Cioè, quindi signori, a livello difensivo veramente tanta 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 roba. E quindi questa secondo me, insieme a Ray Allen, è uno dei reward più forti di questa season.
Passiamo adesso, secondo me, a una delle note dolenti di questa season, di questi reward, ovvero il reward finale, 100 vittorie per sbloccare il signor Ilgauskas. Il signor Ilgauskas, che è un centro, per carità, carta abbastanza interessante, però, signori miei, 100 win per sbloccare Ilgauskas, anche no. Soprattutto per quelli come me che la season scorsa hanno sbloccato Yao Ming a livello 40. Una carta che secondo me, ok, andiamo un attimo a analizzare. Allora, partiamo col fatto che è una bella bestia, perché 2,20 m, Wingspawn 2,76 m, l'apertura alare, 28 badge oro e 17 badge Hall of Fame. Tira, tiricchia secondo me anche da 3, mi pare che il rilascio di Ilgauskas non sia manco male, dovrebbe essere abbastanza interessante se è come quello, sì, è come quello della carta alter ego. Quindi reparto di attacco e di tiro anche abbastanza per un centro, quindi è un centro che sa tirare, per dire, non è uno Shaquille O'Neal uscito che è rimasto con il tiro da tre basso. Reparto atletismo è veramente, mi sa, un lonzone clamoroso, speed accelerazione 69, poi lo andiamo un attimo a confrontare con Yao Ming per vedere le differenze al reparto atletismo, perché non le ricordo quelle di Yao. Inside scoring, diciamo che è il suo mondo, quindi va benissimo, tranne il driving layup. La difesa ha solo difesa interna e ci può sta, perché tanto è un centro, perimetro praticamente nullo. Lateral quickness bassa, ma ci sta, perché tanto, avendo un atletismo di questo tipo, ci può sta. Block 75, rimbalzi giustamente ce l'ha alti, reparto playmaking manco lo guardiamo perché è giusto così, e ci siamo. Poi per quanto riguarda i badge mi sarei aspettato un posterizzatore almeno Hall of Fame, ma non ce l'abbiamo nemmeno reattivo, quindi qui sono tutti i badge che secondo me dovremmo mettergli, anche stacco illimitato volendo. Per quanto riguarda il tiro, c'ha un limite spot up che, quando è che tiri da fuori dalla linea da tre con un centro? È difficile, giusto se giochi triple threat online, perché se giochi già i 5 contro 5 o clutch time è difficile che col centro vai fuori, però tutto fa brodo e tutto fa, quindi meglio averlo che non averlo, però naturalmente io magari, che ne so, gli avrei dato un detail, un blinders Hall of Fame. Poi abbiamo catch and shoot, specialista dall'angolo, fade ace che non serve un cazzo, set shooter e sniper. Playmaking non ci abbiamo nulla, giustamente. Livello difensivo non male, perché ci abbiamo difensore del canestro, post lockdown, intimidatore e interceptor, brick wall e box naturalmente. Ah, c'è pure denai e oro, nonostante c'ha una difesa sul perimetro e nulla, però va bene, buttiamo là badge casuali. E questo è il signor Ilgauskas, che come vi dicevo non è che vale tanto la pena andare facendo win in clutch per sbloccarlo, però vi ricordo che sul clutch, a parte il premio finale, ogni 10 vittorie c'è comunque un premio, quindi ci sono sicuramente, ci sarà un contratto diamante infinito, ci sarà sicuramente, non mi ricordo se c'era un pick di badge Hall of Fame o se era un pacchetto con badge solo, però comunque ci sarà un badge Hall of Fame, quindi io comunque sia lo farò, non so se arriverò alla fine, lo farò diciamo con parsimonia e con poca fretta, perché tanto, come vi dicevo, secondo me i primi da sbloccare sono Ray Allen e l'altro che non mi ricordo il nome, della Limited. Andiamo un attimo a confrontarlo con il signor Yao, proprio una roba rapida, perché volevo vedere. Ok, sì, praticamente è una specie di Yao Ming, con la differenza che in teoria Yao Ming è ancora più grosso. Sì, esatto. Lui, a differenza, c'ha pure qualche zona calda fuori, quindi diciamo che forse lui, il Gauskas, è un po' più preciso a livello di tiro e a livello di rilascio dovrebbe essere buono, come vi dicevo. Come totale ci dà un più 59 Yao Ming. Yao Ming effettivamente che cosa ha in più? A livello di shooting ha tutto in meno, perché non tirava da 3. Quindi potrebbe anche essere una sorta di Yao Ming updateato, cioè nel senso migliorato nel tiro. Inside molto simili, non vedo tutte queste differenze. Io volevo vedere la difesa, ecco, per esempio la difesa sul perimetro Yao Ming c'ha un più 20 che potrebbe fare la differenza. Block
defensive consistency. Sì, vi direi che in soldoni il Gauskas è un Yao Ming leggermente più piccolo, proprio leggermente, perché comunque anche il Gauskas è un bello grosso, che è più utilizzabile per il tiro. Io mi ricordo, per esempio, giocando con Yao Ming, tante volte mi missa i tiri da tre perché non ha le zone calde e ha comunque un tiro da tre 73 che, nonostante l'ho alzato con l'allenatore con la scarpa, rimane comunque basso. Quindi il Gauskas, secondo me, a sto punto, fatta questa analisi, se non avete Yao Ming, prendetevelo, perché comunque fa comodo un centro di questa portata. Per me che ho Yao Ming, o se voi avete già Yao Ming, tutta sta ammazzata, non so quando possa servire. Allora, altra carta che si prende con il clutch, questa però con la ruota, quindi dobbiamo avere culo, è il signor Sean Kemp, che è una carta abbastanza carina. Anche lui ha la grande centro, cioè può giocare anche alla grande, sicuramente è una carta da alla grande, non da centro. 44 patch oro e 17 badge Hall of Fame. Shooting, niente da dire, clamoroso, 90 da 3. Livello stats di atletismo, pure queste clamorose. Inside scoring, praticamente fa tutto, potrebbe essere usato sia per l'attacco al ferro sia per il tiro da fuori e dalla media distanza. Difesa che un po' scricchiola, perché ha una difesa interna di 87, perimetro 85, Radiant Quickness 88. Queste, ragazzi, sono delle stats che andranno sicuramente alzate con una scarpa qualora lo trovaste. Playmaking, anche qui un volendo li si potrebbe alzare. Uno speed with ball di 85, comunque sembra una carta che non deve portare palla, e secondo me comunque la potrebbe anche portare con i giusti upgrade e con le giuste scarpe. Naturalmente bisogna avere culo a trovarlo, perché per esempio la season scorsa c'era il buon Reggie Lewis, che io, nonostante le, non lo so, ho fatto più di 100 win e niente, non esce, raga, non esce, cioè c'è poco da fa. Andiamo a vedere i badge. Finishing praticamente a tutti quelli importanti. Per quanto riguarda il tiro, nonostante le stats buone, non ha i badge più interessanti, che sono sniper, limited spot up, hot zone. Però, come solito discorso, se vi trovate bene poi con questa carta, potete metterglieli se li avete. Reparto playmaking abbiamo partenza rapida, discesa e tight handles, e nient'altro, ma vabbè, ci può stare. A livello difensivo mi piace, perché c'ha interceptor Hall of Fame, che è veramente buggato, e ha tenaglie oro. Per il resto, questo è cacciatore di rimbalzi, poco stick, ci sta tutto, c'è pure rim protector oro. Bella carta pure questa, bella bella carta. Passiamo ora al reward del draft, che finalmente ha un reward interessante, ovvero il signor Richard Hamilton, che lui è una shot guard e una small forward, quindi guarda la piccola. Si presenta con 34 badge oro, 17 badge Hall of Fame, zone calde ovunque tranne su questo spicchietto quassù. È alto 1,98 m. Adesso andiamo a vedere le stats, però questo sicuramente io lo userei da guardia. Al tiro niente da dire, 95 da 3, beh, tanta roba. Atletismo pure, veramente top. Inside scoring, driving layup, driving dunk, forse da alzare con una scarpina. A livello difensivo, difesa interna come vedete è bassa, quindi vi riconfermo che lo farei giocare da guardia qualora lo sbloccassi. Steal 92, lateral quickness 95, block 75, se gioca da guardia va bene anche così. Speed with ball da alzare, volendo no, può anche rimanere così, buono al 90, da alzare volendo anche i rimbalzi. Veramente bella carta. Vediamo adesso cosa a livello di badge. Finishing, nemmeno un badge Hall of Fame, comunque da quel che vedo sotto è una carta più indirizzata al tiro, tanto è una guardia. E abbiamo veramente bei badge, veramente clamorosi. Gli manca solo limite spot up, no, ce l'ha oro. Gli manca chef oro, volendo gli si può mettere triple da circo, gli si può mettere oro. Poi col solito discorso, se avete altri badge dettagli tipo Hall of Fame potete metterglielo. Bella carta a livello di badge nel tiro.
Playmaking, già vedo che non ha nessun badge off, quindi un partenza rapida potrebbe fare la differenza, però comunque a livello oro ha tutti i badge più importanti della sezione playmaking. Badge difensivi clamorosi, perché ci abbiamo sia Denial of Fame, sia Interceptor, minaccia e basta. Poi che tanto ci abbiamo poco stick e difensore instancabile, forse un rim protector gli si potrebbe mettere oro o Hall of Fame qualora lo avreste. Quindi Richard Hamilton, gran bella carta, finalmente il primo reward serio sulla modalità draft. Passiamo a DeMarcus Cousins, che è il reward del Limited. Anche qui vorrei fare una parentesi enorme sul Limited, però prima andiamo a vedere un attimo la carta come si presenta. Un 2,8 m, quindi 6,10 m, e un wingspan di 7,5 m, molto buono. 40 badge ora, 17 badge Hall of Fame, e un opale 98, quindi quasi un Dark Matter. Per quanto riguarda lo shooting, niente da dire. Ottimo, non so che rilascio ha, e tra l'altro continuiamo a non vedere mai i rilasci dei giocatori. E non l'ho visti mai, non l'abbiamo visti di nessuno, quindi ogni tanto mi ricordo. Ming, c'è il rilascio di Yao Ming, quindi buono, non male. Anche perché lui ha le zone calde, perfetto, c'ha pure un bel tiro da 3, 90. Atletismo un po' così, ma ci sta perché tanto è alla grande centro. Inside scoring, tanta roba. Livello difensivo, interna 90, perimetro 85, questo si potrebbe alzare. E anche questo si potrebbe portare a 95, 94 adesso, 94. Forse però questi veramente con... Esatto, vedete, con gli allenatori nuovi che danno più 8 gli si alza pure la difesa interiore, però naturalmente questi allenatori costano l'ira di Dio, quindi non so quanto al momento li possiate usare. Rimbalzi veramente buoni, speed with ball e ball handle, vabbè, bassi perché tanto non deve portare palla. Vediamo un attimo i badge, a livello di finishing non ha niente di incredibile tranne fast twitch. A livello di tiro continuano a mettere limite spot up ai centri, poi qualcuno mi spiegherà il motivo. Set shooter, specialista all'angolo, catch and shoot. Naturalmente non ha sniper, non ha zone calde, un po' forse questo potrebbe incidere. Playmaking, già solo passatore e post playmaker. Vabbè, però la partenza rapida oro, quindi poco male. Livello difensivo, interceptor, cacciatore di rimbalzi, worm, brick wall e box. Non ha Clams, che però le ha oro. Rim Protector oro. Allora qui ragazzi è una carta interessante se potessimo usarla ora, perché qua è lo stesso discorso di Ray Allen, ma peggio, perché questo non lo possiamo sbloccare prima, dobbiamo aspettare la fine della stagione, e sicuramente a fine season una carta come questa sarà sovrastrada da tutto quello che già è uscito. Probabilmente anche lo stesso Gauskas sembra leggermente meglio, poi dipende questo se dobbiamo farlo giocare power forward o centro, perché qua effettivamente potrebbe fare tutte e due. È chiaro che dovremmo un attimo provarlo per dire qual è il suo posizionamento migliore. Quindi qui raga, posso dire che questo reward sia OP, ma in realtà quest'anno mi sembra che, personalmente posso dire che tranne Ja Morant, che avevano messo nel limited di due season fa, mi pare nella terza o nella seconda, forse nella seconda l'avevano messo, è l'unico reward che secondo me ha avuto un senso per quanto riguarda il limited. Peccato, perché anche qui il limited secondo me potrebbe essere sfruttato in maniera diversa, visto che tanto è una carta che veramente fino a fine season non puoi prendere perché ti dà un anello a settimana. Magari qui veramente si poteva mettere una carta un po' più forte e più usabile per la season dopo, perché effettivamente da inizio gioco fino adesso, tranne Ja Morant, ripeto, le reward delle limited le abbiamo messe nell'umido. Vorrei ricordarvi un certo Devin Booker, un certo Machel, che l'ho sbloccato ma non l'ho mai usato. Allora dobbiamo un attimo velocizzare perché sto video sta a durare veramente un'eternità. Facciamo un... da qui in avanti andrò più veloce. Paul Millsap, che è il reward del dominio, è una carta secondo me molto interessante, forse è l'unica del dominio di tutti i domini più forte, probabilmente assomiglia molto alla lontana a Jason Tatum, quindi se non l'avete sbloccato questo vi consiglio di sbloccarlo. Non è assolutamente Jason Tatum, gli assomiglia, comunque è una carta che secondo me online si potrebbe anche pseudo utilizzare.
Naturalmente, come al solito, se vi sbrigate a sbloccarlo nel più breve tempo possibile. Passiamo al reward del TT online, che qui andiamo abbastanza veloci. 36 badge oro, 17 Hall of Fame, è un alla grande, alla piccola. A vedere un attimo così, direi di farlo giocare alla piccola tutta la vita, anche se comunque c'è una difesa interna e un buona, anche degli ottimi rimbalzi, il comparto atletismo abbastanza valido, tiro da 3,88 si potrebbe alzare. A vedere dai badge e anche dalle statistiche dell'inside scoring, è una carta più improntata per andare all'attacco al ferro. Infatti non ha badge interessanti a livello di shooting, ha partenza rapida, calciatore rimbalzi, post lockdown, tenaglie oro e rim protector e intercettatore oro. Quindi comunque carta carina, anche questa purtroppo va un po' a fortuna, perché si può giocare anche all'infinito, ma se non, poi non te la danno sui reward, non la trovi, non la puoi sbloccare, non sono carte che si sbloccano facendo dei determinati obiettivi, determinate win. Poi The Aaron Fox, che si sblocca con delle sfide sull'agenda. Questo secondo me l'ho già trovato contro e vi dirò che è abbastanza carino. 31 badge oro, 17 Hall of Fame, da far giocare assolutamente playmaker secondo me. Infatti a livello playmaking ha tanta roba, anche a livello di badge, partenza rapida, dimmer, angle breaker, c'ha tenaglie Hall of Fame, spezza caviglie. Nel riparto shooting, nonostante abbia 90 da 3, 94 dalla mid, non ha badge interessanti, infatti non c'ha nemmeno sniper, non c'ha niente, bisogna mettergli tutto e si può arrivare solo all'oro, a meno che non avete i Hall of Fame, ma come al solito. Difesa interna 74, comunque pure questa, bella cartina. Può giocare secondo me anche online questa, io ce l'ho trovato online e è bello bello rapido, per essere una carta regalata signori io vi direi di sbloccarla, tanto è gratis. Io chiuderei questa review dei reward con Mark Gasol, che si sblocca con i token, il secondo pale aggiunto, che anche questo vi dirò che adesso non ci avevo pensato, ma guardandolo così è molto simile al Gauskas, e questo ve lo sbloccate con i token. Tra l'altro a livello di atletismo è anche più rapido, a livello di difesa c'è pure una difesa perimetrale, può giocare solo centro. Tiro da tre ce l'ha, inside scoring poca roba a livello di schiacciate, playmaking niente, ma tanto è normale, rebound difensivi abbastanza alti, offensivi saranno da alzare. Per quanto riguarda i badge, a livello di finishing già poca roba, a livello di shooting già specialista dall'angolo, catch and shoot, limit a spot up, continuano a mettere sto limit a spot up ai centri, poi non capisco perché. Set shooter, comunque ha oro, diciamo, tutti i badge più interessanti al tiro. Gli manca, vabbè, Blinder, Chef, Lucky No 7, eccetera, eccetera. E Lucky No 7. A livello di playmaking c'è pure passatore rapido, mi pare che si traduce. C'è passatore, breaking start. Ok, vabbè, niente di importante, colla sulle mani comunque che ci può stare. A livello difensivo c'ha interceptor, intimidator e rim protector. Io ragazzo, così giusto per concludere, lo andrei veramente a confrontare con il premio del clutch e vediamo un attimo effettivamente che cambia. Cioè, a parte che è più alto il Gauskas, che c'ha un wingspan leggermente più largo, a zone calde stiamo messi meglio con Mark Gasol, a livello di badge addirittura ce n'ha più Mark Gasol, perché 29 oro contro 28, 17 17. Poi a livello di tiro, che è quello che conta secondo me, è il tiro da 3, ci abbiamo un 93, magari c'è uno shot IQ guai abbastanza basso rispetto al Gauskas. Inside il Gauskas un superiore a livello di schiacciate, ma non tanto. A livello di atletismo è più atletico Mark Gasol. A livello difensivo
questo più 30 sul perimetro che dice non dice, però secondo me fa la sua parte. A livello di playmaking nettamente migliore Mark Gasol, a livello di rimbalzi no, però quello più importante che è il difensivo, più o meno stiamo lì, e comunque il offensive rebound con una scarpetta si può portare a 92. E infatti a livello generale delle stats abbiamo un più 156 su Mark Gasol, quindi che dire signori. Mark Gasol pare che sia meglio del reward del clutch a questo punto, o comunque che sia lì. Questo sempre per dirvi che questa season è un po' così con le reward. Quindi abbiamo finito questa lunghissima chiacchierata dove ho analizzato più o meno, anche in maniera abbastanza soggettiva ma anche oggettiva, le carte che sono uscite, le carte reward di questa season 5. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate appunto di questi reward. E niente, noi ci vediamo con i prossimi video. Porterò sicuramente il gameplay di Kate Cunningham e di Scottie Pippen, quindi attivate la campanella perché a breve arriveranno altri due video gameplay review. Per oggi è tutto, bella!